Sì, quando cominci devi andare, fai il record e riparti, insomma. Sì, sta registrando. Buongiorno ragazzi. Allora, in basso vi ho messo la mia email istituzionale, così se avete problemi o dubbi potete contattarmi qui. E iniziamo con la spiegazione per l'installazione dei programmi che ci serviranno per l'esercitazione. Innanzitutto, i programmi che ci servono sono Anaconda e con in particolare la versione di Python 3.7, e ho inserito qui sia il link al blog di GeoFrame, in cui trovate una mini spiegazione dell'installazione, e anche il link diretto per il download di Anaconda. Stessa cosa per la console DMS, che è una console... Se posso, ti posso interrompere, Concetta? Certo, prof. Allora, che cos'è Anaconda? Anaconda è un gestore di Python, nel senso che noi useremo come linguaggio di programmazione per i nostri script, i nostri calcoli, Python, in particolare la versione 3.7. Python si può installare in modi diversi, Anaconda è un modo agevole per fare le installazioni. E invece adesso Concetta vi dice che cos'è OMS3. OMS3 è invece una console che serve per eseguire i modelli che il professore e i suoi dottorandi hanno sviluppato, diciamo anche io, e serve appunto per sviluppare modelli quali quello di Richards o il modello dell'evapotraspirazione che poi vedremo, e ottenere così poi dei risultati che noi visualizzeremo tramite Anaconda, in particolare tramite Jupyter Lab. Allora, oltre a questi vi ho messo anche i link per scaricare altro materiale, in particolare GeoFrame Vicenza, che è un ambiente creato appositamente per il corso di idrologia e di modellazione idrologica dall'ingegnere Nicolo Tubini, che contiene tutti i pacchetti necessari e fondamentali per le esercitazioni, tra i quali anche la GDK di Java, che bisogna installare per fare funzionare la console DMS. Dovrete scaricare anche il progetto MS Hello World per testare la console successivamente, e i notebook per testare invece Anaconda e Jupyter Lab. E qui trovate il link appunto per il download. Dopo che avete scaricato tutto e installato Anaconda e OMS, iniziamo a vedere cosa bisogna fare. Prima di tutto, dalla barra di ricerca aprite il prompt di Anaconda, che si presenterà in questo modo, e dal prompt di Anaconda dovete innanzitutto posizionarvi nella cartella in cui avete scaricato il file di GeoFrame Vicenza, quindi il file dell'ambiente di Anaconda che noi utilizzeremo. Una volta che vi siete posizionati nella cartella in cui avete il file GeoFrame Vicenza, dovete scrivere all'interno del prompt di Anaconda questa riga che vedete nel punto 2. Conda env create f geoframe vicenza.jml. Ammaccando invio inizierà Posso fare un'osservazione? Quando fate queste operazioni dovete essere in rete, perché applicare questi comandi significa permettere poi all'ambiente Anaconda di andare a cercare in rete i pezzi di programma che poi saranno installati nel vostro computer. Ok, grazie prof. Quindi con il secondo comando voi praticamente state creando l'ambiente di GeoFrame Vicenza, e questo impiegherà un po' di tempo. Appena termina tutta l'installazione, dovete poi scrivere invece conda activate GeoFrame Vicenza, che serve per attivare l'ambiente che avete precedentemente creato. Una volta attivato questo ambiente, vi spunteranno delle righe di comando, in particolare due, tra cui quella che ci interessa è Java Home, quella che appunto vi ho indicato nella slide, e dovete copiare il percorso file che vi ho evidenziato. Questo percorso file ci servirà successivamente. Dopodiché
Una volta che avete poi anche installato la console di OMS, dovete aprire la console così come vi ho indicato nella slide, perché una volta che installate la console si salverà una cartella nel vostro computer con il nome della console e all'interno trovate tutti questi file, tra cui il file che vi serve per aprire la console. Aprendo la console si aprirà una schermata del genere. Sì, Concetta, la console viene scaricata automaticamente dallo YAML o no? No, la console si deve installare, come ho detto nella prima slide, prof. Ah, ok, perfetto. Okay. Loro devono installare la console e Anaconda e basta. Sì, perfetto. Quindi aprendo la console, dal simbolo dell'ingranaggio, così come indicato in figura, dovete posizionarvi nella tendina Run e copiare il link che vi ho fatto copiare precedentemente, dovete incollarlo all'interno della stringa Java Home. Una volta che avete effettuato questo copia e incolla, cliccate nuovamente sull'ingranaggio e chiudete il tutto. Chiudete l'ingranaggio. Dopodiché, sempre all'interno della console, in alto a destra, vedete, come vi ho indicato nella figura, una cartellina che serve per aprire i progetti. Quindi qualunque progetto in futuro vi daremo di OMS, voi in futuro dovrete sempre aprirlo cliccando in questa cartellina che vi ho indicato. Quindi, per esempio, apriamo il progetto X01, che è il progetto che abbiamo scaricato prima. Quindi cliccate sulla cartellina, vi ponete tramite questa finestra di dialogo nella cartella in cui avete il vostro progetto e cliccate su Open. Una volta cliccato su Open, si aprirà il progetto con ciò che è stato scritto all'interno del progetto e dovete seguirlo cliccando questo simbolo play, come vi ho indicato in figura. Se vi spunta Hello World significa che il tutto funziona correttamente, quindi OMS è stato installato bene. Successivamente, per quanto riguarda invece Anaconda, allora Anaconda, noi abbiamo installato Anaconda, ma ancora non abbiamo visto in realtà come funziona. Quindi anche qui ponetevi attraverso la barra di ricerca, scrivete Anaconda Navigator e vi spunterà appunto questa finestra. Dopo essere entrati in Anaconda Navigator, dobbiamo cambiare l'ambiente, perché quando noi installiamo Anaconda, il primo ambiente che si forma è l'ambiente base, che è un ambiente di default, ma a noi quello che interessa è l'ambiente geoframe. Quindi basta cliccare sul menu a tendina, selezionare geoframe Vicenza, ammaccare invio e aspettare che si installino tutti i pacchetti che sono presenti dentro l'ambiente geoframe. Una volta installati, dobbiamo lanciare JupyterLab, quindi cliccare su questo simbolo sul JupyterLab e sul Launch. Una volta effettuato questo, si aprirà una finestra nel motore di ricerca che avete voi impostato nel computer con la schermata appunto di JupyterLab e sarà presente questa schermata in cui si raccomanda di installare il build. Cliccate su build e attendete fino a quando non si completa questa operazione e spunterà un'ulteriore schermata in cui vi chiederà di ricaricare il programma, quindi in cui dirà che il build è stato completato e quindi il reload. Una volta effettuato questo, vediamo se funziona. Quindi apriamo il notebook che vi ho fatto scaricare pure precedentemente, che abbiamo chiamato test notebook. Quindi posizionatemi nella cartella in cui si ha il file test notebook. Ovviamente unzippate la cartella perché all'interno, come vedete, ci sono una serie di file. Aprite il test GF, cioè il test geoframe. E fate il run delle singole celle cliccando su questo simbolo play, come vi ho indicato in figura. Facendo il play delle singole celle, se tutto funziona, vedrete i risultati, che saranno appunto dei grafici che potete anche, diciamo, con cui potete anche impratichirvi. Se non ci sono errori, significa che tutto sarà andato bene. Se ci sono errori, cercate di capire che errori ci sono, altrimenti contattatemi e vediamo come risolverli.
grazie. Sì, questo per gli studenti. È ovvio che qui che questa presentazione è molto breve rispetto ai tempi che richiedono le installazioni. Assolutamente. Di queste installazioni avremo bisogno dopo Pasqua, però sarebbe utile che voi cominciaste già a provare e man mano che trovate dei problemi ce li facciate presenti attraverso uno dei... o mandando delle email a me, o mandando delle email a Concetta, o usando Clicker quando lo apro, o attraverso Moodle se questo si attiva in maniera corretta. E quindi ci dovreste far sapere in modo tale che quando noi cominceremo la parte di esercitazione, tutte queste cose, tutti questi problemi, i problemi eventualmente legati alle installazioni sono superati e andiamo avanti. In realtà l'ambiente con Jupyter Lab mi piacerebbe fosse installato sino anche prima, perché già venerdì prossimo potremo fare delle piccole esercitazioni semplici, non tanto sull'elaborazione semplice di dati con Python e JuPyter, almeno per una mezz'oretta, così per scaldare il motore. Quindi se in realtà lo faceste entro la prossima settimana non sarebbe poi così male. Avete delle osservazioni, dei dubbi, delle domande? Professore, mi sente? Sì. Prima, nella presentazione su Anaconda, parlavate di Java. Sì. Ma chi ha Windows deve installarsi Java? No, nel senso che l'installazione di Anaconda, fatta con questo ambiente che vi abbiamo creato, installa contemporaneamente anche un JDK, una Java Development Toolkit direttamente nella vostra macchina, indipendentemente che voi ce l'abbiate già o che non ce l'abbiate, e anche installa l'ambiente adatto ai programmi che noi useremo. Okay, posso aggiungere una cosa? Sì. Allora, Java, come ha detto il professore, è già all'interno dell'ambiente GeoFrame Vicenza. Quindi quando voi scaricate e installate l'ambiente, è già lì Java. Dopodiché è importante il passaggio che vi sto mostrando, cioè di copiare il percorso file all'interno di Java Home. Perché è così che voi gli dite quale GDK di Java la console DMS deve andare a selezionare. Ok. Grazie. Ci sono altre questioni? Sì, qui si tratta soprattutto di provare. Diciamo che è un'esperienza un po' diversa rispetto a quella semplicemente di ascoltare e di ricordare, ma è parte integrante, vorrei dire la parte forse più interessante del corso, al di là dei concetti e delle teorie che io vi vado ad illustrare. Quindi io spero che voi apprezziate, insomma, questa parte, e la apprezzerete tanto di più quanto di più vi cimenterete con queste cose. Ok. Commenti? Vorrei chiedere, ci sono problemi sui vari sistemi operativi o si installano tutti senza problemi? Noi abbiamo provato sia su Windows 10, difatti il concetto è stato usando Windows 10 su Macintosh. Tra i vostri colleghi ce n'è uno che ha Linux, per lui dovrebbe essere in realtà tutto più semplice.
Quindi in linea, tutte le cose che noi facciamo in teoria lavorano bene su, e le testiamo su tutti i sistemi operativi principali. Quindi certo Windows almeno la versione 10, se uno ha versioni precedenti che è ancora possibile, questo potrebbe non funzionare. Su Mac lo stiamo testando, io ho il CapTime, mi pare, ho Catalina, ma dovrebbe funzionare anche sulle versioni precedenti. Altre domande? Avete fame? E se non ci sono altre questioni, allora penso che a questo punto è Concetta che è l'host e deve chiudere lei la registrazione, sia tutto quanto, la registrazione e la comunicazione. E, arrivederci a... Professore? Sì. Sì, una cosa, siccome mi hanno chiesto dove caricheremo queste slide, nella pagina di GeoFrame è corretto? Cioè, nella pagina del corso? Nella pagina del corso, sì, esatto. Ok. Comunque adesso le carico. No, le hai già caricate tu, adesso io le linko sulla pagina del corso e le mando anche via Moodle. Perfetto, così lo sanno dopo... tutti. Sì, esatto, così. Comunque tu sei anche in Moodle, quindi le puoi vedere se faccio l'operazione correttamente. Va bene. Allora, bene. Buona giornata e buon pranzo. Grazie a tutti quanti. Arrivederci. Ciao.